Stasera parlare di scudetto credo che non abbia senso perché domani ci giochiamo la Coppa. E quindi, anche perché se no, sabato in conferenza non saprei che cosa dire. Quindi, al limite, parliamone sabato e lo scudetto, se almeno qualche roba ve la dia anche sabato. Parliamo della Coppa. Domani abbiamo una partita che per noi è importante, molto importante, perché chiuderebbe perlomeno una stagione. Anche se lo scudetto, fino a che non abbiamo la matematica, non l'abbiamo conquistato, però diciamo siamo un pezzettino avanti e abbiamo questa coppa per che i ragazzi regalino, entrino di nuovo perentoriamente nella storia della Juventus e quindi per noi è una partita molto importante. Ci arriviamo, mi riallaccio alla domanda sulla stanchezza. Noi domani dobbiamo giocare una partita di entusiasmo perché veniamo da dopo Milano a sabato col Bologna, dove domenica, sabato, dove abbiamo giocato, abbiamo avuto un po' di brividi anche sabato, quindi dobbiamo arrivare con grande entusiasmo a giocarci una bella partita contro un Milan che comunque è Milan-Juve. Come diceva giustamente Gigi, le partite Milan-Juventus sono sempre equilibrate, in una finale poi ancora di più. Innanzitutto bisogna cercare di portarle a casa, domani è il primo e poi dopo domenica sperando che sia il secondo. Per quanto riguarda le frasi dell'amministratore delegato, possono solo che farmi piacere, sono molto contento. Io con la società ho un ottimo rapporto e siamo molto in sintonia, perché lo dimostra questi 4 anni dove comunque la squadra dopo il primo anno è stata capovolta in tanti giocatori e la società ha lavorato benissimo portando dei giocatori di qualità e li ha affiancati a un gruppo che oltre ai valori tecnici ha di valori morali, perché dopo alla fine nel calcio, se esistesse solo la tecnica, si farebbe fatica a vincere, invece ci vogliono altri valori che vanno al di là nei momenti di difficoltà, nei momenti, quello fanno sì che una squadra possa arrivare a vincere. Poi, come facciamo tutti gli anni, una volta che è finito tutto, ci metteremo, a tavolino, come abbiamo fatto sempre, e programmeremo il futuro, perché comunque, come tutti gli anni, c'è da fare e questo va fatto con grande lucidità. Rino, che è un appassionato di calcio e che è un testone e che voleva fare l'allenatore, l'ho visto, cioè si vedeva, si intravedeva. E poi non è semplice sedere su una panchina del Milan dopo che ha avuto diciamo, esperienze da Sion a Pisa e prendere una situazione non facile. E quindi è stato ed è molto bravo. Perché ha fatto e sta facendo degli ottimi risultati. Il Milan, da quando c'è lui, ha fatto una serie di risultati importanti. Ma la cosa più importante di Gattuso è quella di quando, credo, io non lo so perché quando giocavo ero un giocatore mediocre, ma questo Gigi lo può confermare, cioè, quando smetto di giocare e sei stato un grande campione per tanti anni, rimetterti in discussione credo che non sia molto semplice. E su questo Rino è stato molto bravo, come lo stesso Inzaghi. E rimetterti al pari di quelli che ripartire dalla Lega Pro non è facile, quindi per quello c'è da fare i complimenti. E poi dopo, a vederlo così, mi sembra anche molto migliorato e un pochino più pacato, mi sembra. E questo è un bel segnale. Domani sera speriamo si incazzi un po', così vuol dire che almeno le cose lui vanno bene, però.